Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Andiamo avanti con la rassegna dell'assaggio dei campioncini di profumi artistici che ho ordinato da Maison de Parfum. E devo dire che mi sta piacendo questa degustazione molto libera dei profumi, perché il campioncino effettivamente che ho sempre snobbato fino adesso è il mezzo migliore per acquistare in maniera consapevole, gustarsi i profumi e farseli piacere o anche no. Effettivamente ci sono stati dei profumi che mi hanno sconvolto inizialmente, ma che poi alla lunga corta, tra virgolette, mi hanno anche già stufato, e altri invece che si sono rivelati molto meglio di quello che credevo inizialmente. Altri che sono stati un amore a primo sniffo, quindi insomma. Il bello di ogni tanto ordinarsi dei campioncini è anche proprio questo, il capire effettivamente quello che andiamo a acquistare, anche perché effettivamente fare dei blind buy su dei profumi con dei prezzi del genere non è proprio il massimo. Comunque, oggi parliamo di due profumi gourmand. Il primo è Van Ecstasy di Maison Taittè. Questo profumo che è di un brand italiano, vi faccio vedere la confezioncina, che è molto molto attento a tutto quello che fa perché crea dalle confezioni dei profumi, se non erro, ai cartoncini, comunque con tutti i prodotti riciclati e utilizza anche degli oli essenziali veri e propri all'interno dei profumi, quindi non utilizza note molecolari create in laboratorio. Quindi Maison Taittè è diciamo una chicca perché è attenta da diversi punti di vista, cerca comunque di creare dei profumi il quanto più naturali possibili. Leggiamo cosa c'è scritto qua. Maison Taittè, officina creativa profumi, un laboratorio creativo che andrà ad esplorare materie prime iconiche della profumeria cercando di rappresentarle volta per volta in modo originale e contemporaneo. Il primo passo di questo nuovo progetto è stato esplorare la famiglia dei gourmand, in particolare quella della vaniglia, raffigurando le varie espressioni di questa affascinante materia prima che evoca simultaneamente calore e sicurezza, ma anche desiderio di evadere verso paradisi lontani. Ed è proprio Maison Taittè che ha dedicato varie linee alla vaniglia, per esempio al cioccolato, quindi con la vaniglia ha creato più profumazioni. In questo caso a me è capitato Van Ecstasy, perché questo non l'avevo ordinato, me l'hanno messo dentro loro e sono molto felice. C'è per esempio la linea del cacao che magari volevo provare più avanti verso autunno-inverno, che quindi anche lì ha diverse profumazioni con la nota centrale che è quella del cacao e poi tutte fatte, create in maniera diversa. Questo profumo cos'è? Questo profumo è un gourmand molto cremoso e direi primaverile estivo. La piramide olfattiva è composta così: accordo di latte di cocco e caramello, assoluta di vaniglia, olio essenziale di balsamo del Perù, olio essenziale di sandalo, legno di cedro. Quindi una piramide molto semplice, non vediamo cose stranissime qua dentro. E il profumo è incantevole perché, allora, io devo fare una piccola premessa: ero un'amante sfegatata di tutti quei profumi, Cocco, Tiare, queste cose qua. Ho preso una stomacata incredibile con il profumo di Tiare dell'Erbolario, che devo riprovare perché talmente mi era piaciuto che ne ho sniffata una quantità industriale di quel profumo che a un certo punto poi mi ha fatto veramente l'effetto inverso. E quindi ultimamente sono un po' restia a provare o a cercare dei profumi con la nota di cocco, che mi piaceva tanto perché appunto è successa questa specie di effetto rebound, no? Quando una cosa piace tanto e dopo succede che ci stomaca. Quindi inizialmente quando ho letto la piramide di questo profumo senza provarlo ho detto Dio cocco, tutte queste note, no? Tiare e cocco, queste note tanto dolci, non c'ho proprio voglia. E invece è stata veramente una sorpresa perché sono lavorati in maniera talmente
bella e seria, che non abbiamo il solito cocco stomachevole, sdolcinato o la solita vaniglia pesante. Abbiamo veramente un profumo sì gourmand, sì dolce, però cremoso, la dolcezza giusta, non ha quella cosa che stucca, che dà fastidio. E nel compenso poi questa nota iniziale in apertura di questo cocco tende quasi quasi non a svanire perché è sempre presente, però amalgamarsi in una maniera molto omogenea al resto degli ingredienti, che è veramente delicato, raffinato, e questo è uno di quei profumi che vedo assolutamente addosso a una ragazza di 30, 25, 35 anni, una bella sera d'estate con questa bella abbronzatura, con magari dei vestiti molto chiari addosso per risaltare l'abbronzatura, una mano bella curata, le collane, e che si sta facendo magari un aperitivo con le amiche. Molto sofisticato, assolutamente. L'unica cosa che, ahimè, su di me non dura molto questo profumo e non lo so se è proprio perché utilizzano materie naturali e quindi sono un po' più volatili, non hanno la persistenza sicuramente di profumazione che hanno anche all'interno materie chimiche, comunque è un profumo veramente paradisiaco, qua siete proprio nelle vibe vacanziere a tutti gli effetti, però non è un profumo che oserei dire mi rimanda assolutamente per forza a un contesto di vacanza, spiaggia, sole, mare, ma proprio alla quotidianità magari dell'estate, quindi un profumo che utilizzerei non per fissare la memoria a una vacanza, ma proprio perché mi accompagna in tutta l'estate, perché ha questo mood proprio estivo e anche se gourmand non penso che stomaccherebbe più di tanto perché comunque ben bilanciato e poi vi ripeto è abbastanza delicato. Da questa parte abbiamo Pacific Park di Andreoli che allora, lui mi ha colpito, mi sono innamorata di lui col profumo che vi ho già, di cui vi ho già parlato, Smoke of Desert, un profumo che è spettacolare e quando l'ho sentito è stato veramente una folgorazione e quindi ho deciso poi di comprare i campioncini di cui vi ho già parlato, anche di altri profumi di Andreoli che mi sono piaciuti tutti tantissimo. E ho ordinato anche appunto Pacific Park che ho spruzzato proprio ieri e che inizialmente devo dire non mi aveva fatto impazzire. Lo spruzzo, aspetto un attimo, porto il polso così al naso e dico buono, sì, però non è un profumo che mi abbia folgorato, anzi, inizialmente mi è sembrato un qualsiasi profumo di profumeria commerciale che potrebbe essere quasi sul genere dell'Hypnotic Poison. Quindi ho detto qua c'è qualcosa che non va. Poi ho detto aspettiamo un attimino perché i profumi di Andreoli effettivamente sono camaleontici, si aprono in un modo e poi chiaramente quando si assestano cambiano, ma cambiano veramente tanto i suoi, almeno sulla mia pelle lavorano molto, tanto di più rispetto ad altri profumi che bene o male sì, poi dopo 5-6 ore iniziano a venire fuori le note di fondo, ma qua vi parlo proprio di una questione di qualche minuto, quindi mi do sempre un po' di tempo prima di giudicare. E devo dire che ho ricevuto comunque un complimento poco dopo che l'ho messo da una persona che mi ha detto che è veramente un buon profumo. Però poi ho avuto tutta la giornata queste ventate che mi salivano attorno e il profumo era cambiato. È un profumo che ricorda molto, almeno a me, Pure XS di Paco Rabanne, quindi è un gourmand con queste note qua, dolci, fruttate, vanigliate, caramellate. Però
mentre l'altro è proprio un'esplosione di popcorn salati, zucchero, vaniglia e questo sale messo nei popcorn. Questo, nonostante ha queste connotazioni molto simili, però poi chiaramente prende la strada di un profumo di profumeria artistica. Quindi c'è questo gioco, sì, di note molto giocose, appunto, visto anche il nome Pacific Park, dovrebbe rievocare comunque un parco giochi, una situazione molto divertente a livello di bambini, però lo fa in maniera comunque molto seria. Questo profumo ha le note di pera, ribes nero e mandarino in testa. Nel cuore note fruttate, zucchero filato e mughetto, e alla base troviamo il caramello, il muschio bianco e la vaniglia. Allora si apre con questa esplosione di tutti i frutti, quindi si sente la pera, si sente il ribes nero, si sente il mandarino che però veramente nel giro di poco spariscono. Rimane questo cuore di note fruttate e questa dolcezza zuccherina data dallo zucchero filato, però vi ripeto, non aspettatevi un profumo particolarmente Luna Park, lecca lecca, cioè evocativo, sì, di una situazione sicuramente giocosa, sicuramente divertente, però non lo collegherei direttamente a un Luna Park, perché detto così mi ci aspetto proprio molto più la sensazione di avere questi dolciumi, queste cose che salgono. Il tutto si amalgama molto bene e chiaramente questa vaniglia, questo muschio nella base sostengono la fragranza e non la fanno cadere comunque in qualcosa di ovvio, ed è un profumo sicuramente più femminile che maschile, però credo che tiri fuori qualcosa di interessante anche sulla pelle dell'uomo, e sarei molto curiosa di vedere come sta sul mio compagno. Infatti poi proverò su di lui il campioncino, così magari chissà che non si innamori anche di questo Andreoli. Molto molto buono, sicuramente però il meno originale tra quelli che ho provato. Un profumo sicuramente da tutto l'anno, magari perché no, anche l'estate, però non nell'estate troppo afose, quindi magari oserei qualche sera d'estate per avere questi ricordi di frutta, però indubbiamente essendo un gourmand meno indicato nel periodo caldissimo. Mentre questo, come vi dicevo prima, visto anche la sua intensità che non è poi così spudorata, sicuramente buono anche durante le sere d'estate. Io vi saluto con queste due chicchette e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!